Ciao, sono qui con Simone e Antonio degli Eurobet & Cor, che oggi hanno perso per 5-2. Ragazzi, com'è andata? Male, purtroppo in questo campionato fino a oggi un pizzico di fortuna ci manca sempre. Purtroppo quando non metti la palla dentro non si vince. Diciamo che finora avete avuto una vittoria e il resto un po' sconfitte, quindi siete a 3 punti in questo girone. Sì, diciamo che purtroppo ogni partita ci sono sempre degli elementi nuovi, quindi ti ripeto. La fortuna non ci accompagna. Tatticamente com'è messa la squadra? Tatticamente non siamo messi benissimo proprio per il fatto che ogni partita subiamo un ridimensionamento dei giocatori. Quindi giustamente assestare una squadra sempre nuova non è semplice. Quindi cerchiamo sempre all'ultimo di riunirci, di gestire un po' la situazione, però ovviamente non è la stessa cosa di chi gioca sempre assieme. Quindi oltre alla fortuna ci è mancata anche una continuità di squadra che purtroppo ci ha penalizzato. Sul secondo tempo diciamo che c'è stato un po' un calo delle prestazioni, forse la stanchezza, chissà, sono subentrate un po' di cose. Ma sì, allora a favore dei miei compagni posso dire anche che comunque oggi hanno giocato forse uno in meno, perché subito all'inizio della partita il dolore alla spalla mi ha fermato, quindi non in campo ero comunque uno in meno, non ho corso... per sfortuna dei miei compagni oltretutto, e quindi un po' sono stati penalizzati dal fatto che non avevamo un cambio, non avevamo riserve, e quindi abbiamo giocato in 6 tutta la partita. Mi dispiace perché comunque ci giocavamo l'accesso alla Champions. Speriamo che va bene nell'Europa. Speriamo, grazie. Sono qui con Flavio Faro degli Intoccabili, che ci darà un commento oggi sulla partita. Allora Flavio, diciamo che la tua squadra ha già vinto per 5-2, quindi entrate nella League. Sì, entriamo nella Champions League, siamo molto soddisfatti di questo risultato. Oggi proprio era la partita o dentro o fuori e ce l'abbiamo fatta. Come andate in campo? Gli avversari come li avete trovati? Gli avversari li abbiamo messi ben messi in campo, veramente. Noi abbiamo avuto un buon giro palla, è stata una delle poche partite in cui abbiamo fatto veramente girare la palla e abbiamo dimostrato il nostro valore. Oggi degli elementi importanti hanno dato comunque il loro contributo. Certamente, certamente, di sicuro il nostro portiere ha fatto una gran bella partita, ha parato diversi interventi veramente difficili, ma tutta la squadra devo dire che ha giocato veramente bene. Soprattutto nel secondo tempo c'è stato un incremento, ci sono stati molti tiri. Sì, esatto, nel secondo tempo abbiamo tirato veramente di più, una cosa che più che altro è mancata nel corso del primo tempo. E infatti nell'intervallo abbiamo detto appunto di tirare di più e ce l'abbiamo fatta e siamo soddisfatti. Quindi anche un miglioramento tattico. Esattamente, anche perché dato che la squadra non si conosceva molto bene, con l'andare col proseguimento del campionato abbiamo imparato a gestire meglio palle e quindi ce l'abbiamo fatta. Grazie Flavio, complimenti. Sì.